È un esordio con vittoria quello di Fabio Montani sulla panchina del San Nicolò. I biancazzurri si prendono lo scontro salvezza contro l'Olimpia Agnonese grazie al gol del capitano Lino Petroni. Montani, all'incarico bis come allenatore del San Nicolò, dopo l'esperienza non felice in eccellenza qualche stagione fa, vara il 4-3-3, dovendo rinunciare agli infortunati Mozzoni e Chiacchiarelli. È la squadra di Pino Di Meo però a partire meglio. Nessuna chiara occasione da gol, ma una maggiore volontà di portarsi dalle parti di Cannella. Il San Nicolò si fa vedere al quarto d'ora di gioco con un'azione personale di Di Benedetto, che però impegna solo centralmente Venturini. La gara si accende intorno alla mezz'ora. Giglio porta in vantaggio l'Agnonese in ripartenza, ma il secondo assistente segnala la posizione di fuorigioco dell'attaccante e l'arbitro annulla il gol dei molisani. Qualche istante dopo Bontà va in contrasto su Venturini in uscita. La palla arriva a Di Benedetto che spara verso la porta trovando la testa di Fabrotta a negare il gol biancazzurro. Grandi proteste da parte della squadra di Di Meo che lamenta una presunta carica sul portiere. Dagli sviluppi del successivo calcio d'angolo Petronio porta avanti il San Nicolò, ma in tribuna va in quel momento in scena un acceso scambio di vedute tra tifosi presenti sugli spalti, con tanto di intervento poi della polizia a placare gli animi. Prima di tornare negli spogliatoi, l'Agnonese cerca la via del pareggio, prima con Abonchelé, servito sul primo palo da Niang, con deviazione però di poco fuori misura, e poi ci prova Santoro con una girata di testa in aria, sulla quale però Niang non arriva in tempo sul secondo palo. La ripresa si apre con un calcio di punizione battuto da Di Lollo, che Cannella alza in angolo. Clamorosa invece l'occasione che ha poco dopo Giglio, servito dalle retrovie, beffa in velocità la difesa del San Nicolò, ma invece di tirare in porta prova forse a servire Niang, calibrando però malissimo il pallone. I biancazzurri si fanno vedere per la prima volta dopo il quarto d'ora di gioco, quando Tiboni fa sponda per Bontà, il cui tiro però si spegne fuori. Formazione di Montani che ci prova, anche con un tiro ad incrociare di Di Benedetto, che però non ha fortuna. La gara si vivrà poi a tratti, tra interruzioni per falli e cambi. L'Agnonese tornerà a farsi vedere dalle parti di Cannella solo al 43esimo, quando Abonchelé prova a rimettere in mezzo un calcio di punizione, ma con la difesa del San Nicolò che sbroglia in qualche modo. L'ultima occasione è della squadra di Montani, con Moretti che però trova Venturini a negargli la gioia del gol. Il San Nicolò aggancia dunque l'Agnonese in classifica e ricomincia nel migliore dei modi un girone di ritorno in cui provare a centrare la salvezza. Mister, iniziare una nuova avventura con una vittoria è sicuramente una bella cosa. Assolutamente sì, sono molto contento. Giro i complimenti che sento un po' qui in giro ai ragazzi, perché oggi ho chiesto una partita con un certo tipo di atteggiamento e l'atteggiamento che ho visto oggi, l'atteggiamento che secondo me ci porterà a trovare quei punti che da tirarci fuori da là sotto. Hanno lottato, hanno corso, devo dire che da quando sono arrivato sono... mi hanno dato una disponibilità enorme e oggi si è visto, i complimenti li faccio a loro. Si è visto anche un nuovo modulo, il 4-3-3, una migliore circolazione palla, immaginiamo però che ci sarà ancora da lavorare. Hai detto bene, tantissimo, tantissimo, non mi aspettavo una partita sicuramente bella sotto questi aspetti, perché la situazione è cambiata, ho visto che quando sono arrivato ovviamente c'erano altre idee e non mi aspettavo che oggi facessero una partita bella sotto il profilo qualitativo. Qualcosina si è visto, ma non è ovviamente come è giusto che sia la mia squadra. Spero che quanto prima, il più presto, possiamo giocare anche un buon calcio, ma ora era importante, erano fondamentali questi tre punti e va bene così. Vincere uno scontro salvezza alla ripresa è una bella iniezione di fiducia per i giocatori. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ci tenevo tanto perché martedì poi riniziamo e riniziare con una vittoria in uno scontro diretto ti dà un'iniezione di fiducia, ti fa lavorare serenamente. E poi in prospettiva di una partita bellissima, perché vai a giocare con la capolista, la prima della classe, quindi affronteremo una settimana sicuramente bella e ti dà modo di lavorare con un atteggiamento propositivo e positivo. Se ci fosse stato il VAR avrebbe dato la carica su Venturini secondo lei? Non lo so, mi dispiace perché se il VAR il gol era regolare, questo sicuro. Per della carica di Venturini non l'ho visto, però ci stanno degli errori abbastanza grossolani, il primo tempo ha fatto degli errori grossolani, non può uno spareggio, uno scontro salvezza venire da arbitri che non hanno altezza, questo è il problema. In termini di occasioni comunque la sua squadra avrebbe meritato qualcosina in più? Ma secondo me sì, abbiamo fatto un'ottima partita, però purtroppo alla fine rimani con un pugno di mosche in mano.